Bentornati di Real, il tuo pomeriggio sull'8. Oggi parliamo di un tema che purtroppo riguarda tante donne che si trovano costrette a dover scegliere tra il lavoro e la maternità. Vediamo e poi ne parliamo. Il mobbing per maternità colpisce ogni anno circa 500.000 di lavoratrici. Le aziende tendono infatti a considerarle meno produttive. In Italia, negli ultimi 5 anni, i casi di mobbing da maternità sono aumentati di circa il 30%. Secondo recenti stime, negli ultimi 2 anni sono state licenziate o costrette a dimettersi 800.000 donne. Almeno 350.000 sono quelle discriminate per via della maternità o per aver avanzato richieste per conciliare il lavoro con la vita familiare, mentre 4 madri su 10 vengono costrette a dare le dimissioni per effetto di mobbing postpartum. Le situazioni più allarmanti si registrano nelle metropoli, tra le quali spicca Milano, mentre le regioni più colpite sono quelle del sud con il 21%, del nord-ovest con il 20% e del nord-est con il 18%. Per approfondire il tema di oggi abbiamo con noi due ospiti, due donne, Chiara Bidoli, che è vice direttrice di Insieme, Io Mio Bambino, e il sito mammequi.it, e poi Alessandra, una donna che purtroppo ha vissuto sulla sua pelle questa discriminazione. Eccole qua. Ciao. Benvenute. Grazie mille. Alessandra, sì. Cominciamo da te. Tu per 10 anni hai ricoperto la stessa mansione di lavoro, eri responsabile presso un'agenzia di viaggi online. Esatto. Nel momento in cui sei rimasta incinta, hai comunicato la notizia e per prendere il congedo di maternità. Esatto. E poi cosa è successo? Poi è successo che nel momento in cui sono dovuta rientrare al lavoro ho cercato una soluzione con la mia azienda per cercare di conciliare, insomma, le due cose, quindi il bambino e il lavoro. Ho chiesto quindi all'azienda un part-time, quindi la possibilità di avere una riduzione oraria, una flessibilità, che però non mi è stata concessa. E quindi in questo caso ho dovuto rassegnare le mie dimissioni e licenziarmi, ecco. E tu, tra l'altro, lavoravi in un'agenzia di viaggi online, quindi lo stesso tuo lavoro, sì, avresti potuto tranquillamente farlo con dei ritmi più flessibili. Esatto, anche computer, da casa. Anche da casa, infatti. Non avevi nessuno che ti poteva aiutare? Famiglia, nonni, marito? No, perché mio marito fa il cuoco, quindi comunque ha un lavoro particolare con degli orari particolari. I miei genitori e i miei suoceri lavorano entrambi e comunque sono distanti, e quindi non avevo nessun tipo di aiuto se non quello di eventualmente lasciare il bambino all'asilo nido per poi lasciarlo con una babysitter fino alle 8 di sera, quando poi sarei rientrata in casa. Questa combinazione di asilo nido più babysitter mi sarebbe costata come diciamo il mio stipendio, quindi non... Quindi hai preferito crescere, sì, tu, tuo figlio, esatto, e però perdendo una parte importante della, sì, tua vita, che è quella del lavoro. Esattamente, esattamente. Ma Alessandra, ma i tuoi datori di lavoro in che modo proprio praticamente ti hanno ostacolato? Diciamo che non ho avuto da parte loro nessun tipo di aiuto, di flessibilità, come dicevamo prima. Sarebbe bastato magari lavorare da casa anche soltanto un paio d'ore, però tutto ciò non è stato possibile, quindi ho dovuto rinunciare al mio lavoro. Sei arrivata al punto di scegliere, no? Esatto. Tra la maternità e invece la parte, diciamo così, professionale, che viene ovviamente sia economicamente che umanamente gratificata. Sì. Dal lavoro. Cosa hai provato nei giorni in cui hai deciso di dimetterti? Sì, inizialmente rabbia, perché comunque lavoravo in un posto che mi piaceva, avevo studiato per svolgere questo lavoro, ho fatto tanti sacrifici per ottenere anche una seppur minima posizione, no, all'interno dell'azienda, e poi in un secondo momento comunque anche un desiderio di rivalsa, quindi di riscatto, diciamo. Volevo cercare qualcos'altro che mi permettesse proprio di conciliare entrambe le cose.
Chiara, tu nel tuo ruolo come giornalista, come vice direttore di varie testate rivolte proprio alle donne, hai un po' il termometro in mano, no? Per quanto riguarda la situazione in Italia. Possiamo quindi affermare che l'Italia non è un paese per mamme? Purtroppo sì, i dati sono inclementi ma sono molto chiari. Pensate addirittura che una mamma su 5 abbandona il posto di lavoro quando scopre di essere mamma. E le restanti hanno una riduzione circa del 15% del proprio stipendio rispetto al periodo precedente alla maternità. Questo perché magari le più fortunate trovano il part-time, ma altre usufruiscono dei congedi, anche quelli non retribuiti, proprio perché si sa, quando c'è un bambino, soprattutto piccolo, ci sono delle necessità a cui in qualche modo la società dovrebbe poter rispondere. Senti, per modificare e sensibilizzare sulle condizioni di lavoro delle mamme lavoratrici, è nata Moms Don't Quit, cioè le mamme non si dimettono. Ci spieghi, Chiara, di che cosa si tratta? Sì. E quali obiettivi ha? Certo, è una campagna molto importante per noi di sensibilizzazione, perché crediamo che sia il vero problema dell'Italia adesso, questo della natalità. Pensate che l'Istat, oltre a dirci che abbiamo raggiunto l'ennesimo record negativo di nascite in Italia quest'anno, ha fatto una proiezione che dice che nel 2065 ci saremo 7 milioni in meno. Noi, tra l'altro, le donne in Italia, quindi non solo al di là che siano mamme o meno, sono tra appartengono alla classifica anche qua peggiore in Europa come donne lavoratrici. Cioè, in Europa il 60% delle donne lavora, in Italia il 47%. Quindi c'è proprio un cambiamento culturale. Moms Don't Quit rappresenta proprio un inno, un incoraggiamento, una campagna di sensibilizzazione che noi speriamo possa essere condivisa anche dai social e sul web. C'è un sito internet, momsdontquit.it, che permette di firmare questa petizione virale. C'è un hashtag che è hashtag momsdontquit, che chiediamo di condividere sui social proprio per veicolare un pensiero che va alle mamme che vogliono lavorare, che devono essere libere di scegliere di lavorare, e anche in generale un pensiero per la società, per il nostro futuro. Ma perché secondo te le mamme lavoratrici sono spesso considerate dalle aziende come meno produttive? Ma qui è un problema probabilmente culturale. Le classi dirigenti sono in mano, sono solite cose, ma insomma in mano agli uomini. Chi ha parità di stipendi rispetto al ruolo, cioè a parità di ruolo, gli stipendi uomo-donna sono completamente diversi. E tutte, bene o male, nel momento in cui, quasi tutte, insomma, ci raccontano sulle pagine dei nostri giornali, sul sito, che quando devono comunicare al datore di lavoro che sono incinte, sono un po' titubanti. È un po' un problema proprio della società. Tra l'altro è veramente scientificamente provato che le mamme, questo da tanti studi psicologici, hanno dei vantaggi che se un datore di lavoro cogliesse nella maniera più corretta sarebbero assolutamente fantastici anche nelle attività lavorative. Poi una mamma quando ha voglia di quando stacca dal bambino e torna a lavorare, ha proprio voglia di lavorare, perché vuole ricrearsi quell'angolo tutto suo. E quindi, se riescono a cogliere questa energia positiva, hanno davvero delle professioniste strepitose. Strepitose e capaci, tra l'altro, di organizzarsi sia la vita che il lavoro in maniera iperrazionale. Sì, poi una sì. Qualità che non ho io, però lo dico a nome invece di tutte le mamme lavoratrici. Poi, se uno ci pensa, davvero è come fare un doppio lavoro, sì, a tutti gli effetti. Sì. E infatti una cosa molto carina che è stata realizzata appunto per promuovere Moms Don't Quit è un video in cui le mamme hanno pensato di licenziarsi, quindi di proprio consegnare una lettera di dimissioni agli unici datori di lavoro da cui è davvero difficile staccarsi, cioè i loro bambini. Vediamo come hanno reagito. Amore mio, quelli con te sono stati gli anni più belli della mia vita. Ma ora devo dare le mie dimissioni, perché ho bisogno di lavorare e una donna che lavora non può essere anche una mamma. Lo so. La grappongola. Ma sì, perché è una scelta, come dire, c'è un vizio di forma, no? Non è una scelta che si può comparare quella tra la maternità e il lavoro, perché nessuno dovrebbe essere messo in discussione in quel senso lì e essere messo in condizioni di dover scegliere sulla propria vita e sui vari aspetti della propria felicità. Ma allora, in termini di tutele, si sta facendo qualcosa in Italia?
Ma allora, ci sono tante cose, adesso c'è il bonus, tante piccole cose, per esempio il bonus della natalità recente, che adesso da qualche giorno, insomma, che si può richiedere, voucher per le babysitter o per i nido. Certo è che manca una rivoluzione davvero, io dico, culturale, perché non basta. Le iniziative più, quelle vincenti, quelle più positive, vengono dall'organizzazione delle mamme stesse, che fanno networking tra mamme, e questa è una cosa splendida, perché a volte si parla... anche nel rapporto tra donne si critica il fatto che non si riesca ad aiutarsi. In realtà tra mamme c'è questa complicità innata, e c'è anche questo ruolo che è cambiato molto negli ultimissimi tempi del papà, perché sono papà che fanno i papà, però sono perfettamente interscambiabili con le mamme. Quindi le nuove generazioni, quello che tocchiamo con mano è questo gioco di squadra tra la famiglia. Poi se ci sono anche i nonni, chiaramente è un grande aiuto. Ma dopo le dimissioni, Alessandra, tu hai cercato un altro lavoro? Sì, ho cercato qualcos'altro, sto cercando qualcos'altro. Non è semplice, perché comunque le aziende tendono ovviamente a privilegiare, diciamo, ragazze più giovani, senza figli, quindi comunque non è così semplice poi nel contesto nel quale ci troviamo anche. E quindi diciamo che sto cercando di creare un progetto mio, personale, attraverso il mio sito, e sto cercando di crearmi io stessa quella flessibilità che al momento non riesco a trovare nelle aziende italiane. Ecco. Comunque sul tuo blog, sul tuo sito, hai raccontato la tua esperienza. Sì, esatto. E hai dato anche un messaggio alle donne che hanno vissuto la tua stessa esperienza, o cosa vorresti dire a loro? Sì, beh, sicuramente di non mollare, nel senso di avere la forza di andare avanti, di cercare di sviluppare, appunto come sto cercando di fare io, qualche progetto personale, cercare di crearsi qualcosa, di creare un futuro che possa essere, che possa andare bene sia a livello lavorativo che stando, diciamo, con i figli, per poter diciamo, andare avanti a fare sia la mamma che la mamma lavoratrice, ecco. In bocca al lupo davvero. In Italia esiste anche la possibilità per alcune mamme di iscrivere i propri figli all'interno di asili nido che vengono garantiti all'interno proprio delle aziende. Vediamo un servizio. Il progetto Nidi Aziendali ATM nasce nel 2005, proprio con l'obiettivo di supportare le nostre persone nella conciliazione dei tempi vita e lavoro, e anche con l'obiettivo di aiutarli nella gestione di un momento cruciale nella vita di ciascuno di noi, che è quella della crescita di un figlio. Le caratteristiche peculiari del nostro servizio sono proprio quello di avere una flessibilità oraria maggiore rispetto alla media, che cerca di rispettare un po' i turni di lavoro delle nostre persone. E i vantaggi che offriamo sono proprio quelli della qualità, ma anche della sicurezza psicologica, no? Di sapere che il loro figlio è comunque in un luogo vicino e soprattutto seguito con grandissima attenzione. Quando ho deciso di diventare mamma ero tranquilla, perché sapevo che all'interno della società per la quale lavoro vi erano delle strutture che potevano seguire mio figlio. Io nei nidi dell'ATM e della società per la quale lavoro ho trovato una famiglia. Famiglia da sotto tutti i punti di vista, perché non solo sicurezza del bambino, ma anche comunque sicurezza che danno e trasmettono ai genitori. Essere accolta in questo modo, senza avere ripercussioni, perché io sono rientrata al lavoro, non ho avuto assolutamente problemi, ho trovato la mia scrivania, il mio posto di lavoro, ho continuato a lavorare e continuo a lavorare. Posso dire che l'azienda in cui lavoro è un'azienda che ha fatto sempre dei bisogni dei propri dipendenti un valore. Trasformare il bisogno in valore, in risorse, in energie positive è un grande motivo di orgoglio per le società, e dovrebbero essere tutte le società così. E davvero ci auguriamo che di esempi positivi come questo ce ne siano sempre di più. Noi ringraziamo molto Alessandra. Grazie e ci auguriamo di non dover mai più raccontare una storia come la tua, e comunque grazie, sei una persona di grandi risorse, e sono sicura che troverai soddisfazione anche nella tua vita lavorativa. E ringraziamo anche Chiara per insomma averci dato così tante preziose informazioni. Grazie e noi ci vediamo tra poco qui a The Real.
This is my life.